Bene amici, eccoci, ben trovati, l'appuntamento con l'informazione di Tele Iblea. Allora, aspettiamo ancora la decisione del Ministero, sono passati 30 giorni, quasi 30 giorni, dalla domanda fatta dal Sindaco, a questo punto il Ministero dovrebbe essere obbligato a rispondere. Vedremo che cosa accade. Una notizia positiva che riguarda questa città. Voi sapete che da tempo, io personalmente, ma come tanti altri, ci siamo battuti affinché il Museo Archeologico di Ragusa non venga cancellato. In pratica, da circa 4-5 anni, il museo era caduto nell'oblio. Per vari motivi, si può dire la mancanza di personale, la mancanza, devo dire, anche di voglia di fare qualcosa, perché questo museo, che ha una storia molto bella, perché guardate, questo museo è di proprietà proprio della provincia di Ragusa, o meglio, è il Museo Archeologico Provinciale, perché sono contenute nel museo tantissime cose che provengono dalla provincia, quindi da Camarina, da tante altre zone della nostra provincia. Fu diciamo istituito negli anni 50, quando fu costruito il palazzo che lo ospita, il famoso Hotel Mediterraneo. Questa storia molti la sapranno, fu realizzato su uno spazio pubblico, perché lì, proprio all'attaccata del ponte nuovo, c'era la centrale elettrica, si produceva l'elettricità, perché l'elettricità è sempre prodotta col carbone, con il petrolio, quindi lì c'era la centrale elettrica. Quando poi sono cresciute certe cose, il famoso commendatore Tumino di allora, a quanto dicono, fece uno scambio, dice: dammi questo terreno, io farò un albergo degno di un capoluogo di provincia come era Ragusa subito dopo la guerra, e però darò uno spazio al comune di proprietà. In quello spazio è stato allocato il museo archeologico, che sembra una cosa poco importante, ma vi devo dire che invece che ci sono le perdite di una bellezza incredibile. Ora, negli ultimi anni erano accadute alcune cose. Prima di tutto, per quanto riguarda la sicurezza, non era adeguato l'impianto antincendio e mancava la famosa scala di emergenza, cioè quella che in caso di incendio permette di evacuare lo stabile, tutta la stanza, in modo veloce, senza passare dalle scale. Questa operazione ci è voluto tanto tempo. Ricordate che noi, personalmente, insieme al dottore Di Stefano, insieme a quelli del gruppo di Ragusa al Centro, Turi Udici ed altri, ci siamo impegnati e battuti affinché si potessero risolvere questi problemi. Oggi è stato fatto un sopralluogo. Questo sopralluogo non era ufficiale, ma informale, ma attraverso questo sopralluogo si è arrivati alla certezza che i bagni sono stati sistemati, l'impianto antincendio è quasi pronto, la scala è stata fatta, è stato preso anche un altro locale per allocare i macchinari, eccetera, eccetera. Insomma, il museo dal punto di vista strutturale è a posto. Vi posso anche dire che è stata fatta una operazione necessaria, perché ve lo immaginate, da 5-6 anni tutto era un po' impolverato, quindi è stata fatta una pulizia anche dei reperti che sono stati dati fuori, spolverati, rimessi a posto nelle vetrine pulite, un lavoro di maquillage che senza dubbio era necessario. Ho parlato oggi con l'architetto Buzzone, che voi sapete è il responsabile del parco archeologico di Camarina e quindi responsabile del museo, perché il parco perché il museo è inserito in queste aree che si chiamano parco archeologico, e quindi mi ha detto che a febbraio, siamo al 25 di gennaio, a febbraio, vuol dire la settimana prossima, 10 giorni, apriremo il museo. Noi seguiremo questa cosa con grande attenzione,
perché non era possibile che questo museo venisse schippato. Questa parola l'ha detta l'assessore Arezzo, che è una parola moderna. Skip, sai quando andate su internet e vi parte il video, dice puoi skippare, che vuol dire andare oltre? Dice che può andare oltre chi, il cittadino, il turista che viene qua, il museo può fare a meno di vederlo. Invece noi siamo convinti di no, perché a parte il Guerriero di Castiglione, con tutte le sue storie, la fantasia, la voglia di ritornare indietro nel tempo, il museo archeologico permette un'oretta, forse anche di più, di visita con calma, che è un altro pezzo delle tante cose che si possono vedere a Ragusa Superiore, e dimenticarlo sarebbe veramente un peccato. Tra l'altro dobbiamo dire che ci sono i lavori per altri musei, come per esempio il Museo Rogliesu, questi lavori però sono fermi. Allora intanto pigliamoci questo, poi vediamo cosa fare negli altri posti e invece cerchiamo di valorizzarlo. Oggi i musei sono multimediali, hanno computer, laser, luci a LED, immagini fantastiche, che ricostruzioni in video, insomma, che sarebbe molto interessante ricostruire Camarina. Com'era Camarina? Potremmo farlo, quelli buoni sanno farlo, sarebbe da mettere in tutto questo museo. Quindi io sono particolarmente contento che ci possa essere di nuovo il museo archeologico. Tra l'altro, e qui cambiamo argomento, il presidente Schifani, che come sappiamo ha tanta ragina appesa per i suoi problemi al governo, ha comunque stanziato, mi pare, una ventina di milioni per le iniziative culturali, o meglio, per dare una mano alle attività culturali. È chiaro che il Museo di Ragusa ha bisogno di avere una ristrutturazione, come ho detto io, anche dal punto di vista della tecnologia. Quindi questi contributi sarebbero interessanti. Tra l'altro il presidente Schifani ha dovuto fare il cambio dei suoi assessori. Vi ricordate? Prima c'era Scarpinato al turismo e l'Amata ai beni culturali. Ha fatto un cambio, ha messo Scarpinato ai beni culturali. Capisco che nei beni culturali c'è poco da divertirsi. Io non dico di prendere cose, dico di divertirsi, perché nel turismo, io devo dire la verità, l'ho fatto anch'io, è molto divertente, si viaggia molto, si va alle fiere, le manifestazioni, si va a Cannes, si spendono 3.700.000 euro, si sta all'Hotel Carlton, insomma è chiaro, una cosa è andare, che ti posso dire, al B&B vicino Camarina, una cosa è invece andare a Carlton sulla Croisette di Cannes. Quindi è chiaro che il turismo piace, e poi oggi non si può dire nulla a chi spende il turismo, è come che se tocca un ambientalista e dice scusa, come vuoi che la promuoviamo noi questa terra? Con i soldi, infatti è vero, ma noi dobbiamo spenderli per le cose intelligenti, come per esempio per far migliorare i collegamenti aerei, ma di questo non ne parliamo, lo faremo dopo. Domani avremo un'intervista con il presidente dell'aeroporto di Trapani Ombra, che è stato riconfermato. Ora io mi chiedo, come mai a Trapani, complimenti per loro, quando succede una cosa si coalizzano e hanno subito buttato a mare la nomina di Riggio all'aeroporto di Trapani? Perché lì sono più forti di noi. Noi parliamo, senza offesa, facciamo gli incontri, dobbiamo andare da Schifani, ma lì a Trapani ce lo faremo raccontare. Si sono riuniti e hanno detto: quale Riggio? Noi abbiamo Ombra e vogliamo Ombra di nuovo. E questo è una cosa. Quindi il neo presidente, il neo assessore Scarpinato, che è di Fratelli d'Italia, dovrebbe essere contattato da chi di dovere per fare in modo che, ecco, dia qualcosa anche a noi. Invece il presidente, ma questo sono 40 secondi che utilizziamo per spezzare questa prima parte del nostro indice, è andato a
inaugurare, cioè avvarare una nave, perché i cantieri di Palermo sono molto importanti. Oggi i cantieri navali producono cose straordinarie, pensate alle navi di crociera, e ci sono investimenti che fanno lavorare tantissime persone. Sentiamo Schifani ai cantieri palermitani. Un cantiere di eccellenza straordinaria, degli uomini e delle donne che lavorano in maniera professionale, a livello amministrativo, a livello operaio, naturalmente a livello tecnologico. Crediamo nello sviluppo di questa nostra terra, anche la regione darà lavoro ai cantieri con importanti commesse, e quindi celebriamo questo. Sono oggi veramente orgoglioso da Presidente della Regione Siciliana di essere qui a testimoniare la presenza della Regione e l'orgoglio dei siciliani. Tutto quello che aiuta l'economia è molto molto importante da noi. Tra l'altro, ma qui non voglio andare oltre, se non la smettiamo con questa guerra, questa economia davvero andrà a farsi fregare. Tra l'altro io ho solo una paura, che magari fra 6 mesi, dopo che sono finiti i carri armati, dopo che sono finiti i missili, ci diranno: ma che, ce ne mandate 100.000 persone che abbiamo bisogno di resistere? E lì voglio vedere come fanno, perché se io a mio figlio, a mio nipote, non ci mandasse mai, senza offesa. Allora, a Vittoria in questi giorni ci sono delle attività che chiaramente sono deprecabili. Avete visto l'attentato alla statua della pace, quella al, come si chiama lì, al presepe di Cartapecchia. E oggi parliamo di una rapina che si è svolta in via Cavour. Ci sono addirittura le foto dei vetri, eccole qua, guardate. Cioè, questo è chiaro, le rapine sono rapine, non c'è niente da fare, ma in pieno centro, a Vittoria, sulla via Cavour. Cioè, è davvero una cosa che ci preoccupa, perché praticamente un furto con scasso, la gioielleria in via Cavour, angolo via Roma, sotto il palo della telecamera, e il bottino è anche abbastanza corposo, un bottino ingente, una gioielleria al centro molto conosciuta. I commercianti di Vittoria sono subito preoccupati, hanno espresso la solidarietà al collega, c'è tutta una protesta per quanto riguarda la sicurezza. In questi tempi a Vittoria, ecco, c'è una sofferenza per quanto riguarda la sicurezza, e noi siamo solidali con i commercianti di Vittoria. Un altro problema che viene sollevato a livello provinciale è quello dell'ATI Ragusa, che è appunto l'ambito territoriale idrico, eccolo qua, di Ragusa, che è già stato sotto accusa per tante cose. Ora è arrivata questa notizia, che è stata segnalata dal coordinatore Italia Vera Liuzzo, che ha scritto dicendo: abbiamo perso anche questi finanziamenti. Oggi abbiamo al telefono il sindaco di Giarlatana Giaquinta, presidente dell'ATI, e poi domani avevo contattato Liuzzo, poi domani sentiremo anche Liuzzo. Vediamo l'intervista. E allora questo ATI di Ragusa, questo ATI Bleo, purtroppo in questi periodi è un po' contestato e chiacchierato. Poi c'è stata la vicenda, secondo alcune parti politiche, del mancato finanziamento di opere per il futuro. Con noi c'è il sindaco di Giarlatana, Lino Giaquinta, che è presidente di ATI Ragusa. Allora, sindaco, abbiamo letto la nota del coordinatore di Italia Viva, in cui vi accusa di non essere stati in grado di prendere i finanziamenti. Come rispondete voi? Ma, innanzitutto buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Sì, l'ente d'ambito idrico, cioè l'ATI Ragusa, in questi giorni insomma è sui social, è sui tutti i giornali. Per polemiche eccessive e non motivate, a mio avviso,
riguardo ad alcuni episodi, in particolare il mancato accesso ad un finanziamento. Io ho avuto modo di spiegare con varie note nei social come funziona questa cosa e come ha funzionato. Però l'occasione che lei mi dà, mi dà appunto la possibilità di ulteriormente Spiegarlo, spiegare. rispiegarlo. Allora, innanzitutto voglio premettere che la cosa più importante che avverrà nei prossimi mesi è il passaggio dalle gestioni comunali dei 12 comuni ad una gestione unitaria in capo ad Iblea Acque. E questa cosa, come ho avuto modo di dire, non è la stravagante idea di qualche sindaco, di qualche amministratore, è un preciso obbligo di legge, per la quale saremmo stati commissariati. E qui arrivo al punto. È una notizia che avevo dato già io un paio di giorni fa. La regione Sicilia ha commissariato quattro ATI in Sicilia, Siracusa, Messina, Trapani e Ragusa, Ragusa. perché erano ATI che non avevano affidato ancora la gestione unitaria del servizio. Per Ragusa si tratta di una sorta di commissariamento preventivo, perché lo stesso decreto del presidente Schifani dice espressamente che il commissariamento di Ragusa, avendo Ragusa affidato il servizio idrico integrato al proprio gestore in house, cioè Iblea Acqua, avendo, vuol dire, compiuto questi atti, il commissariamento di Ragusa non è efficace, è fermo, è bloccato. Il commissariamento si lega ad un ricorso al TAR, prodotto da una società privata, una società che opera nel settore idrico, che ha ritenuto di proporre ricorso a TAR contro gli atti di affidamento operato da ATI verso la propria società in-house. È normale che una società privata miri, come dire, a che il servizio idrico vada gestito dai privati. Non ci vedo nulla di Certo, scandaloso. Io certo, certo. ritengo che gli atti che noi abbiamo prodotto sono corretti in questo senso. Se il TAR farà rilievo, saremo pronti a correggere gli atti emessi. Una decisione, però, credo che sia inequivocabile e su cui non si può Un attimo, tornare. allora sindaco, cerchiamo di far Che io non ho un capire. attimo, faccio finire, che la gestione dell'acqua in provincia di Ragusa deve essere pubblica. Pubblica. Questa è la decisione assunta dall'Assemblea dei Sindaci. Il commissariamento non agisce solo nel caso che il TAR sconfessi gli atti prodotti Quindi, da per essere ATE. chiari, l'ATI ha già fatto una società in-house che si chiama Iblea Acque, alla quale fra qualche mese passerà l'intera gestione della provincia, mi sembra, meno Santa Croce Camerina, che mi pare No, aveva no, no, comprende Santa Croce Camerina. anche Santa Croce Camerina. Santa Croce Camerina è fra i primi comuni a passare perché la gestione di Mediale Ecco, scadeva il 31-12. perfetto, benissimo. Il sindaco di Santa Croce ha, con propria ordinanza, prorogato per 3 mesi Certo, il però poi contratto entrerà. di Mediale. In questi 3 mesi a Mediale subentrerà Iblea Acqua. Acque. Quindi il fatto che il Schifani abbia commissariato l'ATI di Ragusa perché non ha affidato la gestione ad altri è inutile perché voi fra poco passerete. Però dobbiamo Già attendere. sono in corso di passaggio. E dobbiamo attendere però questo
ricorso, o meglio l'esito di questo ricorso al TAR, che potrà decidere che quello che stiamo facendo è giusto o non è giusto, ma questo poi lo vedremo con il TAR. E però il fatto che si siano persi i finanziamenti è conseguenziale o c'è una motivazione? No, non è che si sono persi i finanziamenti. Ora, io, mi pare che qua come dire, si pongano le cose capovolte. Così hanno Quando, scritto loro. sì, per carità, non si sono mai persi, perché mai li avevamo avuti. Allora, c'è stato un bando PNRR che finanzia reti idriche, ottimizzazione, sistemi di misura e quant'altro. Noi, ATI Ragusa, così come tante altre ATI in Italia, altre 179 ATI, abbiamo partecipato a questo bando. Abbiamo partecipato con un progetto, con uno studio di fattibilità di 47 milioni di euro, mi pare che sia. Questo bando su 179 ha finanziato 33 enti, 33 su 179. Noi non siamo Non ci siamo rientrati fra entrati. questi, sì, ma non ci siamo entrati. In Sicilia ne sono stati finanziati solo 3 ATI lati di Vabbè, Catania, AT1 Palermo e Messina. non c'è Ragusa, sindaco. Però l'ultima cosa, Non quindi c'è non c'è Ragusa. Ragusa, come non ci sono altre 17 ATI di Ragusa. Quindi Della dire Sicilia. che Ragusa ha perso un finanziamento non è esatto. Ragusa ha partecipato, così come tante altre ATI, ad un bando. È stata ammessa per quanto riguarda i requisiti di carattere generale, cioè Ragusa aveva le caratteristiche, aveva il gestore e poteva partecipare al bando. La cosa importante di quello che noi abbiamo fatto è che tutti questi atti sono riconosciuti validi dalla commissione che ha giudicato il progetto. Infatti noi siamo ammessi al bando. Ma Ma non non finanziati rientriamo perché fra i non ci siamo arrivati, certo, non ci poco, sono poco. Allora, sindaco, questa storia comunque dell'Atibleo è un po', diciamo, chiacchierata. Si è detto che il privato spesso funziona meglio, si è detto che l'Atiblea, o meglio, la società è comunque una società dei comuni, tutta una serie di discussioni. Ma pensate quindi che partirà davvero o il TAR metterà i bastoni tra le Noi siamo ruote? convinti che Tranquilli, tutti sì. gli atti che abbiamo adottato e la motivazione che giustifica la scelta dell'affidamento In al proprio house. alla gestione in house sia adeguatamente motivato, oltre al principio di carattere generale di cui tutti i sindaci all'unanimità sono fermamente convinti, cioè quello che la gestione dell'acqua in provincia di Ragusa deve essere affidata ad un soggetto fondamentalmente pubblico, perché Iblea Acque è sottoposta al controllo analogo da parte Di dei tutti i comuni. comuni. Controllo analogo significa che è come se fosse un proprio ente, emanazione dei comuni. Perché? L'acqua è un bene fondamentale, si ritiene che debba rimanere la gestione in mano pubblica e non affidarsi ai privati. Riteniamo che, quanto contenuto negli atti che abbiamo adottato, motivi adeguatamente questo. Se il TAR riterrà che occorrono altri elementi aggiuntivi, noi li Certo. produrremo. Riteniamo il passaggio di fatto sta già Va avvenendo bene. in queste settimane. L'amministratore sta incontrando i vari comuni, i servizi tecnici dei comuni,
Nel giro di 5-6 mesi le varie gestioni passeranno ad una gestione unica. Questo, e torno a dire, non è il capriccio di qualcuno, è un preciso obbligo di legge che motiva il commissariamento di quelle ATE che non l'hanno operato. O meglio, Perché però sì. attenzione, si poteva scegliere o il pubblico o il privato, è giusto? Si poteva La scegliere di normativa. affidarlo, e tant'è vero che l'altra società ha fatto ricorso, perché questa è la Sì. storia, diciamo. La Perfetto. normativa prevede l'affidamento della gestione ad un soggetto totalmente privato, ad un soggetto a capitale misto 49 e 51%, oppure ad una società in house, in casa, insomma, dei comuni. In questo caso la vostra è una società in house, a La tutti gli effetti. scelta è stata nettamente quella Perfetto. di scegliere la propria società in house. Noi crediamo che procedendo in maniera, come dire, molto graduale e oculata nel passaggio di impianti, personale e capacità finanziaria dai servizi in economia dei comuni al gestore unico, avremo tutto da guadagnare in termini di Per efficientamento, in sapere, termini di. sindaco, questa è un'operazione di molti milioni di euro, naturalmente, no? Cioè, il costo dell'acqua nei 12 comuni è una cosa, con tanti milioni di euro, No, giusto? no, direttore, il piano economico finanziario elaborato per la nuova società, per Iblea Acque, equivale grosso modo, A quello qualche che si migliaio spendeva. di euro, ai costi che c'erano nei Perfetto. mettendo assieme i 12 comuni. Siamo attorno a 30 milioni di euro, Quindi questo non ci è il costo. saranno, non c'è paura di aumenti per il personale, per altre. No, dovrebbe essere più. No. Ripeto, è una società che sta partendo in maniera, voglio dire, oculata, senza creare, è stato paventato la nascita di un Sì, carrozzone, purtroppo sempre di si dice questo, certo. poltroni di ufficio. Insomma, abbiamo scelto, dire, come organo amministrativo di Iblea Acqua l'amministratore unico, cioè uno, non un collegio 3, 5, 1. Con un profilo tecnico, cioè non è che lì c'è andato un politico. Inoppugnabile, che però è stato anche contestato per quelle cose, però sul profilo tecnico è inoppugnabile. No, e lì hai ragione, sindaco. Qualsiasi atto è contestabile, Certo. è opinabile, è impugnabile. Noi crediamo, anzi, siamo convinti di andare avanti in maniera molto graduale. Senza creare sconquassi, per dare all'ambito Ragusa, cioè alla provincia di Ragusa, una gestione Gestione delle acque unitaria, oculata e ben fatta. funzionale, che Perfetto. produca un servizio migliore di quanto possono fare i singoli comuni, Perfetto. che possa accedere Ai a finanziamenti. tutti i bandi, perché io nella nota l'ho chiarito. Vabbè, con questo bando è andato male. Noi siamo convinti che ci andava attribuito un punteggio maggiore, in questo senso Sempre capita. abbiamo proposto osservazione alla Commissione, proponendo il nostro punto di vista. Speriamo che venga accolto. Così rimaniamo, siamo in graduatoria. Parteciperemo, anzi abbiamo già partecipato ad altri bandi, ci sono i futuri fondi europei. Cercheremo di migliorare le infrastrutture senza pesare sulle tasche dei cittadini. Perché Voglio fare appello. tutti lo sanno, caro sindaco, che purtroppo molte delle reti delle nostre città sono spertosiate e perdiamo Lo tantissimo. sappiamo. E non è colpa vostra, certo, non è colpa vostra, Certo, no, ma è una lo so. cosa che sappiamo, che ci vogliono investimenti milionari. A rifare tutte le tubature che si fa in 5 minuti, giustamente. Bene, sindaco, grazie, sei stato molto Direttore, chiaro grazie a e lei per l'opportunità che mi ha esaustivo. dato di poter Perfetto. chiarire alcune cose. Cerchiamo di lavorare per il bene della nostra comunità. Grazie, sindaco Giaquinta, presidente dell'ATI Ibleo.
Ciao, grazie. Grazie a lei, direttore. Buonasera. Ecco, avete sentito come stanno le cose. Questa storia di dover passare la gestione dell'acqua a qualcuno che non siano i comuni è comunque una cosa giusta. L'acqua, dicono, deve essere pubblica, ma a patto che davvero il pubblico sia in grado di farlo. Qui si è deciso, si è fatta una scelta particolare di creare una società in-house, che vuol dire i 12 comuni che diventano azionisti di questa società, e si è scelto un personaggio di alto profilo dal punto di vista tecnico, che è l'ingegnere Franco Poidomani. Però il problema è quello: Ragusa nell'ultima classifica di 6 o 7 mesi fa, veniva posto, all'ultimo posto, veniva posta all'ultimo posto proprio per la quantità di acqua che veniva sprecata nelle condutture. Ora, non è che ci siamo solo noi su questo, eh? Pensate che in media, il 45-50% dell'acqua che va nelle case viene, persa nelle tubature, per tutta una serie, di motivi. E dobbiamo anche dire che facendo degli interventi intelligenti si possono recuperare le acque bianche che possono andare a rifornire, per esempio, tutto quello che serve per irrigare, eccetera, eccetera. D'altra parte, noi abbiamo sofferto della siccità nell'ultimo anno, ma anche quest'anno. Ora ha piovuto, pioverà, pare, anche domani o dopodomani, però non credo che sia una grande, quantità di acqua, grazie a Dio non è esagerata, però è chiaro che non basta a rifornire tutte le fonti che ci servono. E allora parliamo un attimo di questa, città. Voi sapete che, politicamente è in corso una partita a scacchi, ecco, questo è il termine giusto, è una partita a scacchi dove ci sono tantissimi partecipanti, no? Tante pedine e tante, direi anche persone, che so, c'è il re, la regina, la torre, poi ci sono i pedoni, ognuno gioca in questo campo che è la città di Ragusa con le sue mosse, e ora stanno diventando davvero da scacchi, perché sono pensate, io faccio qui, poi vado lì, aspetto cosa fa quello, aspetto cosa fa quell'altro. Allora, per cercare di capire cosa sta accadendo, le novità di queste ultime ore, perché ogni giorno arrivano delle novità, ho chiesto all'amico Peppe Lizio di tenerci informato su questa storia politica. Vediamo. Anche la settimana che è trascorsa è stata una settimana interessante dal punto di vista politico, soprattutto per chi, come vi parla, è un attento osservatore di quelle che sono le dinamiche politiche. Tutto parte da venerdì scorso, quando vi è la convention del sindaco Cassì alla Camera di Commercio, convention abbastanza partecipata, dove il sindaco ha appunto dato la linea, perché ha ribadito il suo essere contro ai partiti, quindi un movimento civico. Poi la prossima puntata la dedicheremo proprio alla problematica del civismo a Ragusa, con alcuni aspetti interessanti. E quindi il sindaco ha anche, però, per certi versi, messo dei paletti ben precisi a quello che ormai quasi tutti gli osservatori davano per scontato, quella che era l'alleanza con Ragusa Prossima di Giorgio Massari. Perché se Giorgio Massari nei giorni precedenti aveva posto alcuni paletti di carattere politico, il sindaco gli ha risposto e ha evidenziato come non vi è la necessità di una discontinuità politica rispetto a quello che lui ha fatto in questi anni, non vi è una necessità di un azzeramento della giunta, perché lui è molto fiducioso nel lavoro che hanno svolto fin qui i suoi assessori, per cui ha una fiducia piena. E quindi alcune risposte che è stato date a Massari non sono piaciute proprio a Ragusa Prossima.
E vi è anche un altro elemento che si viene a sapere parlando un attimo in giro, che è quello che nella convention di cui vedevamo prima le immagini era presente anche Ignazio Abate, che come sapete è un onorevole regionale in quota nella DC di Cuffaro. In questa occasione Abate praticamente ha detto che veniva a salutare il nuovo sindaco di Ragusa. E qui però anche questo dato ha fatto un po' andare su tutte le furie quelli di Ragusa Prossima, perché uno dei paletti politici che Giorgio Massari aveva posto era quello che non voleva appunto avere a che fare, politicamente parlando, con i partiti del centrodestra, di quelli che appunto sono in questo momento in maggioranza a Palermo, e tra cui anche la DC di Totò Cuffaro, di cui Abate in questo momento è esponente a Palermo. E quindi ci sono tutta stata una serie di fibrillazioni che hanno fatto sì che quel connubio che ormai sembrava indissolubile tra Ragusa Prossima e il sindaco Cassì ha cominciato a scricchiolare a partire appunto dal sabato mattina. E questi giorni, tra ieri e oggi, sono stati ancora più di fibrillazione all'interno di Ragusa Prossima. E quindi perché Massari è entrato in una fase di riflessione. Alcuni dicono che appunto a fine settimana Giorgio Massari scioglierà questa riserva che appunto ha in questo momento per capire se effettivamente l'alleanza con il sindaco Cassì può andare in porto o meno. E di oggi poi anche una notizia apparsa sul quotidiano La Sicilia, come il nuovo commissario di azione e il gruppo politico che si è venuto a creare qualche commissariamento a livello regionale e provinciale di azione, il partito quindi di Calenda, hanno espresso una posizione politica ben precisa, che è quella che loro vedrebbero di buon grado una sindacatura proprio di Giorgio Massari, quindi un Giorgio Massari candidato a sindaco, appoggiato proprio da altri movimenti civici presenti in città. Ecco che quindi la situazione che sembrava bella e tranquilla fino a venerdì pomeriggio improvvisamente ha virato su altre tematiche. E quindi siamo in attesa di capire le prossime mosse di Ragusa Prossima e del suo leader Giorgio Massi. Cosa sta accadendo invece? Qui lo dobbiamo evidenziare questa volta perché la settimana scorsa non avevamo molte notizie in merito. La situazione nel centrodestra. Dopo il famoso incontro romano tra Minardo e Sallemi, il segretario regionale della Lega Minardo e il senatore Sallemi di Fratelli d'Italia, il centrodestra ha iniziato una serie di incontri che sono volti a trovare una sintesi anche per individuare un nuovo candidato loro a sindaco di quello che è il centrodestra, che poi già a livello nazionale e a livello regionale è in questo momento al governo. E quindi non si capisce come non può presentare il centrodestra compatto, quindi appunto Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, un candidato nella città di Ragusa, che è il capoluogo di provincia. E anche qui cominciano a circolare nomi su quello che potrebbe essere il candidato a sindaco del centrodestra. In questo momento il nome più accreditato è quello dell'ingegnere Tumino, che è già stato candidato a sindaco 5 anni fa, con un buon risultato anche in quell'occasione. Ecco, e quindi il centrodestra è in una fase di fermento politico, perché giustamente deve andare a candidare il suo sindaco. A sinistra ancora siamo un po' alle fasi iniziali di quelle di cui vi parlavo la settimana scorsa. Vi è stato sì l'incontro venerdì scorso, ma un altro è previsto per giorno 30. Anche qui
si tenta di trovare la quadra, la sintesi, per individuare quel candidato unitario che appunto deve mettere insieme tutta quella parte politica, che è il perimetro politico che si rifà al centro-sinistra. In questo quadro molto ancora frastagliato, poi ci sono sempre alcuni movimenti, bisognerà vedere per esempio come va in porto l'operazione messa in campo dai tre consiglieri comunali, Gurrieri, D'Asta e Merfa, però siamo ancora alle fasi iniziali. Di particolare interesse, come vi dicevo prima, è capire da qui al fine settimana come si muoverà Ragusa prossima, perché da quelle decisioni che prenderà Giorgio Nassari dipenderà anche molto il cammino futuro del sindaco Cassì, che a questo punto, a mio modesto avviso, potrebbe anche forse pensare di correre da solo, dicendo alla città: io ho fatto questo. Poco a mio avviso, ma queste sono valutazioni di carattere personale, perché per me l'amministrazione Cassì non è stata un'amministrazione eccezionale, anzi tutt'altro, però questa è una valutazione appunto di chi vi parla, un'opinione politica. Però ecco, il sindaco potrebbe anche in mancanza di accordi con altre forze civiche della città, potrebbe individuare forse una strada che è la migliore per lui, quella di correre da solo, di presentarsi alla città e chiedere una riconferma se ha fatto bene o ha fatto male. Alla prossima puntata. Bene, allora, avete sentito come la pensa Peppe Lizio, però è importante anche capire cosa bisogna fare per poter avere il consenso da parte dei cittadini. Non dimentichiamo che grazie a Dio, come dice un amico mio, grazie a Dio Ragusa è una città che pensa con la sua testa e non si fa obnubilare da incredibili risultati elettorali o da altre voci, altre sirene che sono poco edificanti, come può accadere in altre parti della Sicilia, non vi dico dove, non so come, ma il fatto che tornino certi personaggi è un po' preoccupante, no? Ma come quello? È ancora qua e si rimette in gioco. E allora questo è un po' preoccupante, ma i ragusani sanno pensare e lo hanno sempre dimostrato. La scelta dei sindaci non è mai stata fatta male, anche se qualche volta c'è stato un po' di, come posso dire, lo hanno fatto apposta per punire chi, secondo loro, non si era comportato bene. Detto questo, per esempio c'è il caso della pediatria. Non siamo riusciti a contattare chi dovevamo contattare, cercheremo di farlo anche domani, però c'è questo movimento forte che vuole di nuovo l'apertura della pediatria a Ragusa e mi sembra anche una cosa dignitosa e decorosa. Quindi io sono solidale, se queste mamme hanno bisogno di aiuto per quello che possiamo fare, lo facciamo. Il 27 di gennaio, quindi dopodomani, il 27 di gennaio del 1945, le truppe dell'Armata Rossa, e pensate oggi a che cosa stanno facendo le truppe dell'Armata Rossa, hanno liberato il campo di concentramento di Auschwitz, sancendo la fine dell'Olocausto. Queste sono le immagini, quindi questa data è stata scelta in tutto il mondo per ricordare appunto l'Olocausto, perché come si chiama, il giorno per non dimenticare, e a Ragusa il 27 sera la facciata del comune verrà illuminata di blu. Ora queste cose o di rosa o di blu, vabbè, le accettiamo anche perché quando uno passa dice: ah, ma è di blu, per quale motivo? Ci dovrebbe però essere scritto giornata della memoria, ve lo facciamo ricordare, perché sennò dice: perché è blu, perché è rosso, perché è rosa? Perché
che i colori li abbiamo cambiati, bianco e rosso, perché? Quindi sarebbe interessante, però non c'è dubbio che la sensibilità c'è e quindi dobbiamo anche ringraziare il Comune per tutto questo. È chiaro che ci sono anche, è molto importante avere dei sentimenti buoni, quindi di poter aiutare gli altri, beneficenza ed altro. Ora parliamo di un appuntamento che è stato programmato nei prossimi giorni e Gianni Papa ha un ospite in studio, è un modo per, con la musica, di cercare di aiutare le persone. Sentite Gianni Papa e il suo ospite. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Ospite nuovo stasera, io l'ho conosciuto in questo momento, un ragazzo simpatico, un ragazzo che tra l'altro ha deciso di accoppiare due cose molto importanti, la musica, che è una delle più straordinarie espressioni dell'animo umano, e la voglia di aiutare la gente, che è un'espressione altrettanto valida. È un connubio che ovviamente cerca di colpire, quindi si affida a un nome tra i più collaudati che esistono sicuramente in Italia e particolarmente in Sicilia, che è Franco Battiato. Ma ne parliamo con lui e Mirko Marsiglia. Allora Mirko, innanzitutto complimenti, perché l'idea di portare alla gente il concetto che attraverso l'arte e la musica si possa anche cercare di fare beneficenza, di aiutare, credo che sia molto valida. Ci racconti com'è nata questa idea? Allora, questa idea nasce da un sogno, in realtà. Io ho avuto due incontri con Franco Battiato e questi due incontri nel tempo hanno prodotto il fatto che poi, quando lui andasse via, io mi è capitato di sognarlo, tra cui un sogno che ho fatto a inizio gennaio, dove lui mi diceva: devi realizzare un concerto in beneficenza. E io nel sogno dicevo: ma come? E lui mi ha detto: ci penso io. Mi sono alzato, ho detto a mia moglie Milena: lo faremo. Ed è nato tutto così, in 15 giorni abbiamo messo su qualcosa che poi sta prendendo addirittura un respiro un po' più largo. Ora poi ne parliamo. Allora, continuiamo a vedere, sì, questo aggancio con Battiato. Sì, Battiato è la mia formazione musicale, quindi diciamo Franco Battiato, De André e Gabber sono la mia formazione musicale. E da lì poi traggo ispirazioni per le mie canzoni. Franco Battiato, che poi ho conosciuto, al quale ho fatto anche dono di un quadro e alcune canzoni, poi lui mi ha parlato e ha determinato in me anche delle decisioni importanti musicalmente, tant'è che io ho deciso poi inizialmente di non vendere più la mia musica, di lasciarla libera per condividere i messaggi all'interno di questa ricerca che io faccio mia attraverso le canzoni, che è una ricerca spirituale. Questo è un po' l'inizio. Bene, allora ora andiamo un po' con questo, in questa occasione, in questo momento di fusione fra musica, anzi grande musica nel caso particolare suo e di Franco Battiato, e solidarietà. Si chiama, se non sbaglio, prima di Amore Mai era Musicanten. Musicanten nel nome del gruppo, sì. Musicanten nel nome del gruppo. Allora raccontiamo innanzitutto cosa è questo gruppo. Allora, il gruppo nasce da un'idea di Totò Godano, che è un pianista, e lui ha messo su questa Totò formazione. Totò Godano nel senso di Antonio. Di Salvatore. Ah no, è un altro signore. Io di Godano ne conosco due, entrambi bravissimi come musicista, ma non credo fosse lui. Magari potrebbero essere parenti, questo chiederò. Però lui... Gente della mia età, non credo. Ah, ok. Lui ha creato questo gruppo musicale, ha avuto questa idea. Poi nel tempo sono stato contattato, perché loro sapevano che aveva avuto questo contatto con Franco, che scrivevo canzoni. Dice: ma ti piacerebbe cantare, interpretare canzoni di Franco? Ho detto: ma guardate, voi mi invitate a nozze. Da lì nasce che si aggiungono altri elementi, quindi attualmente noi siamo sette, se posso dire anche... Ah, assolutamente sì. Totò Godano appunto al pianoforte, la voce femminile che mi accompagna, perché noi facciamo e realizziamo anche le canzoni cantate da Franco Battiato insieme ad Alice, quindi in quelle versioni. Esatto. Marisa Mattei quindi alla voce, poi alla chitarra, chitarra acustica ed elettrica, Saro Prestipino, alla batteria Sergio Spada, alla tastiera e synth Alessandro Tumino, quindi abbiamo quattro tastiere, gestiamo quattro tastiere perché c'era un'orchestra dietro Battiato e quindi è quello, e al basso Salvo Chessari. Quello che abbiamo cercato di fare con il gruppo è di ricreare le stesse sonorità, quindi le batterie, i synth tipici appunto della musica di Battiato,
peccato, perché lui era molto rock, anche se tutti lo immaginano come un eremita che fa musica religiosa, ma in realtà c'è molto ritmo, molta carica energetica, e noi questa la vogliamo portare tutta sul palco, e le musiche saranno non solo originali, ma anche le tonalità saranno gestite, ecco, in originale. Ecco, poi diciamo un'altra cosa, innanzitutto, prima che me lo dimentico, perché l'età avanza, allora, quando è che questa manifestazione, questo saluto, questo concerto, questo ricordo, questo, quello che volete voi, non credo che sia importante definirlo, questa cosa nel senso migliore, quando avrà luogo? Avrà luogo domenica 29 gennaio alle 19.30, cioè questa domenica, presso il teatro della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, dove c'è la chiesa dei Gesuiti, quella punta che si vede da tutta Ragusa. E quindi, ingresso libero, ovviamente. Ingresso libero con offerta libera eventualmente, eccolo, per la donazione. La finalità per la donazione, se no. Sì. Io ho anche realizzato un dipinto che sto mettendo in sorteggio, raffigurante appunto il maestro Franco. Mia moglie ha un orologio fatto in carta, perché lei realizza questi oggetti fatti in carta, molto belli. E il maestro Pietro Maltese mi ha chiamato questa mattina e mi ha detto: voglio donare una scultura. E quindi questo sorteggio ora sta diventando così molto condiviso. E so che avete, diciamo così, supporter morali importanti, con il comandante dei carabinieri, il questore, il vescovo, eccetera, eccetera. Sì, il prefetto, chiaramente si è interessato. La Caritas. Domenico, infatti Domenico Legge, il presidente della Caritas, mi ha favorito un conto corrente dedicato che risulterà appunto in sovrimpressione in questa diretta streaming che faremo sulla pagina Musicante ne tributo a Battiato, che troveranno su Perfetto. Facebook. Curiosità personale, siccome la canzone che preferisco, lo fate Prospettiva Nievski? Assolutamente sì, è una delle mie preferite. Bene. Allora, questo discorso Battiato, questo aggancio con la voce femminile che riporta ad Alice, ci porta al discorso proprio di Battiato. Battiato, io pure l'ho, ho avuto occasione di conoscerlo due volte, intervistato due volte, ci pure su argomenti completamente diversi, essendo io un vecchio signore più o meno della sua età, ricordavamo nel suo film canzoni di tempi immemorabili, Sigillata con un bacio e roba simile. Allora, Battiato sicuramente era rock, ma era, per esempio, la gente non lo sa, è stato anche ai suoi tempi un notevole giocatore di calcio. Era un notevole stopper, aveva il fisico longilineo e roba simile. Ma Battiato è stato anche una persona che è stata sempre molto attento a quello che vedeva intorno. Quindi io penso che lui avrebbe sicuramente apprezzato moltissimo, al di là del sogno, della suggestione subliminale, penso che avrebbe apprezzato moltissimo questo, perché lui ha sempre ricordato, la sua è stata qualche volta sotto traccia, ma sempre molto presente, la lotta per far sì che gli esseri umani fossero davvero uguali, poi fosse l'intelligenza a decidere cosa decideva. Lei è d'accordo su questa concezione? Io sono assolutamente d'accordo, anche perché vengo dagli stessi studi. L'interesse che ho io per la fisionomica, la filosofia, la meditazione, filosofie orientali, Gurdjieff, lui veniva da Gurdjieff, e quindi la quarta via e tutto quello che compone la filosofia di Gurdjieff, è quello che ha per tanti anni riguardato un po' le mie ricerche, io le chiamo indipendenti, personalissime, perché poi mi interesso di queste cose anch'io, faccio meditazione ma in maniera molto personale. E per me la musica assume un po' questo tipo di aspetto non magico, perché non è una forma di magia, a questo punto è anche una forma di scienza, perché certo, è verificato il fatto appunto che le frequenze musicali comportino diciamo una forma anche di trascendenza, se vogliamo. Certo, è innegabile, ma del resto non credo, a meno che uno non faccia, ma è musica degna tutta, ma appena la musica comincia a battere, almeno all'iniziare a battere certe strade, comporta, come il teatro, come il cinema, come l'altro, come il fatto che tu ci devi pensare sopra. E questo pensare sopra, in un complesso, è diviso per settimo o è corale? Non sono sempre chiesto.
In questo caso è necessariamente corale, ognuno dà il suo contributo. Realizzare un gruppo, perché Franco aveva dietro un'orchestra di tanti tempi, grossa, quindi diciamo che il problema più grande inizialmente è stato porsi la domanda: riusciamo a realizzare qualcosa di orchestrale con un gruppo di 7 elementi? E quindi abbiamo lavorato estenuamente tutti insieme, devo dire veramente ognuno di loro in maniera eccellente, a questo progetto per dare quel tipo di sonorità. Un grosso lavoro di orchestrazione, tutto sì, quanto. Infatti le 4 tastiere diventano necessarie perché ci sono sovraincisioni, ci sono synth, pianoforti, strumenti a tastiera, quindi le trombe, tutta una serie di cose che normalmente non si potrebbero realizzare con una sola tastiera, e il suono è uscito come doveva uscire, quindi noi ci siamo guardati e abbiamo detto ce l'abbiamo fatta, e allora continuiamo. E allora, e il rapporto voce donna, voce uomo, quanti pezzi lei e quanti pezzi là? Io e Marisa interveniamo spesso insieme perché lei ha la grande capacità, e credo che non sia di tutti i cantanti, di creare delle controvoci, quindi che musicista sa cos'è una terza, una quinta, e quindi questo permette di intersecare le due voci e arricchire, impreziosire, certo, moltissimi dei brani che abbiamo in scaletta, e non solo, quindi quelli che già erano stati pensati come prospettiva Agnieszki insieme ad Alice e Battiato. Perfetto, allora andiamo a chiudere, ci siamo tirati già 10 minuti, siamo nella zona di chiusura, ricordiamo questo concerto dei e anche il nome è molto bello, che è Musikanten, Musikanten anche un poco che ogni tanto era occhieggiato da Battiato, i musicanti, il musicante è qualche cosa che porta dentro di sé l'idea di un mondo medievale, di qualche cosa, di comunque di qualche cosa che sfugge alla banalità e cerca anche nelle cose più semplici di dire qualche cosa. Io sono sicuro che voi lo farete, come sono sicuro che questo concerto avrà successo. Vogliamo ricordare dove e quando? Sì, allora si chiama E io avrò cura di te, il concerto, perché la solidarietà... Riallacciata alla canzone ritenuta più famosa, per me non è la più bella, ma è bellissima. Io sono sempre per prospettiva Agnieszki. E quindi e io avrò cura di te, quindi per aver cura di queste famiglie in necessità, che si terrà domenica 29, quindi questa domenica, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, e quindi un ringraziamento speciale anche a Don Marco Diaria, che ci ha messo a disposizione il teatro, alle ore 19:30. Perfetto. Il ricavato? Il ricavato andrà totalmente in beneficenza, anche noi abbiamo deciso di non prendere assolutamente nulla, condizione necessaria per noi. Perfetto, quindi possibilità probabilmente di vederlo anche in streaming al sito I Musikanten, Mirko Varziglia e tutto questo gruppo di questi sei più una ragazza di questi 7 si uniscono e raccontano a tutti coloro che vogliono ancora respirare un refolo di quel mondo di Battiato, di quell'atmosfera, di quel vento di Battiato, le raccontano attraverso una... come posso dire, rispettosa, ma molto partecipata di visitazione di uno tra i più grandi maestri della musica italiana. E ci tengo a dire una cosa, prego, un'ultima cosa, perché mi è passata in mente, ma è importantissima, prego, che con noi ci sarà la bottega dell'attore di Germano Martorana, che impreziosirà il concerto con dei momenti di recitazione intensi. Fatto da Germano sicuramente impreziosirà, sì, ne sono certo. Allora, grazie anche a nome di tutti coloro che...